4 punti in due partite per la Salernitana, che torna alla Rechi da imbattuta dopo l'esordio nel derby con l'Avellino. Di fronte uno Spezia che ha raccolto un solo punto grazie al pareggio con la Pro Vercelli. Torrente sceglie il nuovo acquisto Terracciano al posto di Stracoscia per Bielizza, 4-3-3 con Calaiò al centro dell'attacco e in panchina Nenè. Arbitra Saia di Palermo. Parte subito bene lo Spezia, che già al 14esimo passa, l'azione si sviluppa sulla destra, c'è un fallo al limite dell'area, l'arbitro giustamente lascia correre, arriva Brezovec, un sinistro forte e preciso che si infila alla sinistra del portiere Terracciano. Ecco, il replay evidenzia la potenza e la precisione del tiro del centrocampista spezzino. La risposta della Salernitana in questa punizione di Sciaudone, bloccata in presa alta da Cici Zola, che non è stato praticamente mai impegnato. Prova a cambiare in attacco Eusepi, dentro per Coda, siamo alla ripresa e in questo attacco si vede lo schema che si rivedrà più avanti in occasione del raddoppio. Migliore servito da Calaiò, anticipato però in uscita da Terracciano, va direttamente sul pallone il portiere della Salernitana, e poi viene anche colpito ad una mano, resterà fermo solo pochi secondi, potrà riprendere a giocare. Dicevamo dell'azione del raddoppio, Catellani, Calaiò, ancora Catellani, il destro, palo interno e rete, il raddoppio che di fatto potrebbe chiudere, anzi poi vedremo, chiuderà la partita il tocco di destro di Catellani. 2-0, siamo al 38esimo, mancano 7 minuti alla fine di Salernitana Spezia. Un minuto dopo però questa rete di Catellani la Salernitana avrebbe l'opportunità di riaprire la partita, azione sulla destra con Eusepi, il secondo tentativo di cross intercettato con una mano da Juande, l'arbitro Saia decreta il tiro dagli 11 metri, e lo stesso Eusepi che va ad incaricarsi della battuta, prende la rincorsa, il destro troppo largo, il piatto, la palla impatta sul palo, poi finirà sul fondo, rivediamo l'esecuzione, spiazzato il portiere, ma il pallone termina sul palo. Nel finale, in pieno recupero, la possibilità per lo Spezia di segnare addirittura la terza rete, con questa conclusione respinta da Terracciano. Nenè da 2 metri in pratica non riesce a trovare la porta, Catellani dopo questa conclusione viene trovato in posizione irregolare, fin qui però era tutto regolare, Nenè avrebbe potuto segnare. Vittoria dunque meritata per lo Spezia, Salernitana irriconoscibile per gran parte della partita.